Time Vision è un'agenzia per il lavoro autorizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è un'agenzia formativa accreditata ai servizi sia per la formazione che per il lavoro in diverse regioni italiane. In particolare siamo accreditati in Lombardia, dove abbiamo sede a Bergamo e a Milano, siamo accreditati in Lazio, in cui abbiamo sede a Roma, siamo accreditati in Campania, in cui abbiamo sedi a Castellammare di Stabia e a Napoli, e siamo accreditati in Regione Puglia, dove abbiamo sedi accreditate a Brindisi e a Bari. Nel corso degli anni, la nostra attività inizia da circa, ormai da oltre 20 anni, abbiamo sempre analizzato il mercato del lavoro cercando di proporre delle soluzioni che favorissero l'inserimento nel mercato lavorativo. In particolare operiamo in tutta la filiera della formazione, essendo che oltre ad essere agenzia formativa accreditata, siamo sia un istituto di formazione, istruzione e formazione professionale, quindi cosiddetti IFP, sia un IFTS, un istituto di formazione tecnica superiore, e siamo un ITS, che siamo un'istruzione tecnica superiore. Inoltre siamo anche centro sperimentale di sviluppo delle competenze per la regione Campania e il settore agroalimentare. Quindi diciamo, da un certo punto di vista, cerchiamo di coprire tutta la filiera della formazione e dell'inserimento lavorativo. Un altro aspetto importante di Time Vision è sicuramente la realizzazione di una Master Academy, cioè un fiore all'occhiello della nostra azienda è stato quello lì di specializzarsi nel corso degli anni su percorsi appunto di alta formazione e di alta specializzazione, che in particolare curiamo su alcuni temi specifici, quali quelli propri anche di un'agenzia per il lavoro, che possono essere temi delle risorse umane, ma anche temi connessi sempre ad aspetti consulenziali legati al mondo B2B, quali le norme volontarie, le norme ISO o anche norme specifiche per aziende che operano in particolari filiere. Tra cui, ad esempio, parliamo della filiera dell'agroalimentare, in cui da anni abbiamo un percorso, un master, che va a trattare proprio la qualità e la sicurezza nell'ambito agroalimentare, che vede riconoscimenti da parte dei principali ordini professionistici di riferimento, quindi sia degli ordini dei biologi sia degli ordini dei tecnologi alimentari. Oltre a questo aspetto, che se volete riguarda anche persone che in qualche modo o già stanno lavorando o hanno già un percorso di qualifica piuttosto alto alle spalle, partiamo anche all'origine, cioè andiamo a realizzare dei percorsi di orientamento sia nelle scuole superiori che nelle scuole medie, ma anche nelle istituzioni universitarie, attraverso un progetto, che è il progetto Itaca, che è un progetto che curiamo ormai da diversi anni, dove incontriamo gratuitamente gli studenti di tutto il sistema dell'istruzione al fine di offrirgli la possibilità di orientarsi al lavoro. Nelle diverse regioni italiane eroghiamo i servizi connessi al piano GOL, dove abbiamo già preso in carico diverse centinaia di cittadini ai quali abbiamo offerto servizi quali presa in carico, orientamento, formazione ed inserimento lavorativo. Da anni lavoriamo per colmare la distanza che c'è tra la richiesta delle aziende e quella che è l'offerta, del sistema dell'istruzione e della formazione. In particolar modo ci siamo concentrati moltissimo sull'individuazione di quelle che sono le competenze più richieste. E quindi i nostri percorsi formativi creati dal nostro staff di progettazione cercano di anticipare quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. Questo ovviamente avviene anche grazie alla duplice veste che abbiamo sia di agenzia formativa che di agenzia per il lavoro, che ci permette da un lato quindi di conoscere quelle che sono le esigenze delle imprese e dall'altro di intercettare quelli che possono essere i profili. Ovviamente nel corso degli anni le difficoltà o comunque le complessità connesse a questa intersezione sono man mano aumentate e soprattutto si sono diversificate. Questo in larga parte è dovuto comunque all'introduzione di nuove tecnologie, di nuovi strumenti comunicativi. Quindi una larga parte dell'azienda è sempre impegnata, oltre che allo studio di quelle che possono essere le tecniche di ingaggio sia delle aziende che delle persone, le più attuali possibili, è anche proprio interessata allo sviluppo invece di sistemi informativi che possono in qualche modo raccogliere questi dati e permetterci di elaborarli
nella maniera più performante possibile. Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto degli importanti riconoscimenti sia in ambito italiano che in ambito internazionale. In ambito italiano il Sole 24 Ore e in ambito internazionale il Financial Times ci hanno riconosciuto il premio come azienda a maggior tasso di crescita nel nostro settore sia a livello nazionale sia a livello europeo. Ovviamente, diciamo, questo ci ha dato ulteriore spinta per proseguire in questo percorso di crescita e nel 2024 ovviamente cercheremo di confermare gli obiettivi che ci siamo posti nel nostro piano industriale e di continuare ad affermarci non soltanto sul territorio nazionale ma anche cominciare un'esperienza a carattere europeo.